Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Diana e oggi prepareremo insieme un ciambellone sofficissimo, perfetto da preparare durante le feste, ma non solo. È senza uova, senza burro, ovviamente senza glutine, è facilissimo da fare. Se siete nuovi qui sul canale, iscrivetevi per non perdervi i futuri video che pubblichiamo e lasciateci anche un mi piace a questo video. E ora cuciniamo. La prima cosa che dobbiamo fare è aggiungere 250 g di farina di grano saraceno in una ciotola. Utilizzo questa farina semplicemente perché è quella che preferisco di più sia come sapore che come consistenza e si trova comunque facilmente in quasi tutti i supermercati ormai, ma se volete sostituirla potete usare quella di quinoa per esempio. Ora aggiungiamo 50 g di cacao amaro. Aggiungiamo anche 70 g di zucchero grezzo di barbabietola. Uniamo anche un pizzico di sale che nei dolci esalta sempre un po' il sapore. Ora spezzettiamo all'interno circa 50 g di noci, ma se volete potete usare anche delle mandorle. Ora, se volete, potete aromatizzare ulteriormente con la buccia grattugiata di un pompelmo non trattato, ma è totalmente facoltativo, si può tranquillamente omettere. E ora mescoliamo il tutto. Una volta mescolato il tutto, possiamo aggiungere 240 g di yogurt di soia. Aggiungiamo anche 100 g di olio di semi di girasole. A questo punto aggiungiamo anche 140 g di bevanda vegetale. Io qui ho quella di nocciole perché in questi giorni l'ho preparata, quindi mi è avanzata, ma va benissimo anche di mandorle o di soia. Infine aggiungiamo anche 15 g di lievito in polvere per dolci. Ora prendiamo uno stampo per ciambelle da circa 22 cm di diametro, lo oliamo leggermente e infariniamo. Ora non ci resta che distribuire il nostro impasto nello stampo. E ora siamo pronti per infornare a 180 gradi nel forno statico preriscaldato per circa 25 minuti. Ed eccola qua pronta la nostra ciambella, profumatissima. Adesso la facciamo raffreddare e nel frattempo prepariamo la nostra glassa. Per fare la glassa tutto ciò che ci serve è 90 g di zucchero a velo e 2 cucchiai di succo di limone che corrispondono a circa 15 g. Tutto ciò che dobbiamo fare è unire il succo di limone con lo zucchero e mescolare. A questo punto riprendiamo la nostra ciambella, appoggiamo un piatto sopra e la capovolgiamo. Voi potete lasciarla comunque sul piatto, ma io ho preferito metterla su un'alzatina, in questo modo sarà anche un po' più scenografica e bella da vedere. Adesso possiamo decorarla con la nostra glassa. A questo punto la decoriamo semplicemente con dei chicchi di melagrana, ma voi potete scegliere anche per esempio della frutta secca se volete, oppure del cioccolato, insomma potete divertirvi anche qui come volete e creare delle decorazioni belle da vedere. Possiamo anche aggiungere del verde con dei rametti di rosmarino. Wow, ma che bella che sta diventando!
Carina, dai, potete divertirvi. A me piace molto decorare, quindi adoro fare queste torte o ciambelle in cui posso, insomma, decorare come mi piace. Se la fate insieme ai bambini, a loro piacerà tantissimo. Per aggiungere ancora un po' più di colore, io metto anche della buccia grattugiata di limone, ma vi ripeto, tutto ciò che vedete qui oggi come decorazione è facoltativo. Potete anche non fare la glassa, presentarla così semplice com'è, vi assicuro che è buonissima lo stesso, però siccome siamo in tema un po' festivo, allora voglio spingervi un po' di più a usare la vostra creatività e divertirvi anche in cucina, perché anche questo è importante. Ora non ci resta che tagliare una bella fetta e assaggiarla. Io sono curiosissima di sapere com'è venuta. Buonissima. Soffice, senza burro, senza uova, nonostante questo. È buonissima, profumata. Wow! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Se vi è piaciuta questa ciambella, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi i futuri video. Spero che questa ciambella vi piacerà se la preparerete. Fateci sapere come sempre qui sotto nei commenti e seguiteci anche su Instagram e Facebook. E per ora vi saluto, vi mando un bacio enorme e alla prossima!